Benvenuti alla Fondazione Achille Marazzi di Borgomanero, a questo secondo incontro qui in villa dei quattro. Poi sabato prossimo avremo gradito ospite il professore Eugenio Borgna, così ricordo già il prossimo appuntamento, e inseriti nell'ambito del Festival della Dignità Umana. Non mi ripeterò perché già sabato scorso ho fatto una mia prolusione al festival. Sono contento di vedere un così folto pubblico, soprattutto di giovani e di ragazzi, e questo vuol dire che il festival sta avendo un buon successo. Voglio solo ricordare i prossimi appuntamenti della Marazza. Abbiamo intanto oggi pomeriggio, vi ricordo per chi volesse, qui c'è qualcosa che fischia, passiamo. Per chi volesse, finita la conferenza di oggi, abbiamo dopo la mostra, viene inaugurata alle 16.30, la mostra della pittrice Antonia Giromini. Ecco, adesso ci siamo. Pertanto, magari finita la conferenza, per chi volesse, prima di uscire, può anche fare una visita alla mostra che occupa le due sale espositive sotto nel piano terra. Mentre invece sabato 13, l'avevo già preannunciato sabato scorso, sabato 13 apriremo questa piccola ma significativa mostra di documenti e fotografie dedicate all'amicizia tra Papa Paolo VI, che domenica 14 sarà canonizzato, e Achille Marazza. Quindi ci sarà nella cappella della privata all'interno della nostra villa questa piccola mostra che rimarrà aperta per circa 10 giorni. Quindi potrete visitarla, la cappella si trova all'ingresso della sezione adulti. Questo pomeriggio abbiamo qui con noi la professoressa Francesca Rigotti, che tratterà il tema della speranza, l'ultimo dei mali, e sarà introdotta dal professor Giovanni Cerutti, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza di Novara, storico, consigliere della nostra fondazione, vicino ai nostri ambienti, e molto conosciuto non solo in provincia di Novara, ma oserei dire nella regione Piemonte. Quindi io do subito la parola a Giuseppina Cerutti del comitato organizzatore per il proseguo della presentazione. Grazie a tutti e buon ascolto. Buon pomeriggio a tutti e grazie per la vostra presenza. Volevo subito segnalare che dovessero esserci persone in piedi, sotto nella fonoteca è predisposto un maxi schermo che riprende naturalmente la conferenza della dottoressa. Ringrazio tutti voi per la vostra presenza, che come sempre è abbastanza numerosa e ci fa molto piacere. Vi porto il saluto dell'Associazione di Dignità e Lavoro Cecco Fornara, del suo presidente l'ingegner Carlo Volta e di ognuno dei componenti il comitato organizzatore del festival. Devo ringraziare tantissimo la Fondazione Marazza, che ci ospita in questa meravigliosa sala, e devo ringraziare di cuore veramente il suo presidente Giovanni Tinibella, perché con il suo impegno e la sua energia e la sua accoglienza ci fa sentire a casa. Questa è la cosa che ci fa veramente tanto piacere, davvero. Sì. Infiniti ringraziamenti alla professoressa Francesca Rigotti, che ha accolto il nostro invito e siamo molto curiosi di sentire la sua conferenza, che seguiremo con molta attenzione e molto interesse, ne sono sicura. Sì. Non posso dimenticare di ringraziare i ragazzi del festival, loro fanno parte della sezione Festival Giovani, e con il progetto Giovani, progetto Scuola,
ci stanno dando un grandissimo contributo. Noi li stimiamo tantissimo. Siete veramente in gamba, siete il nostro orgoglio, il nostro fiore all'occhiello. E adesso la parola a voi. Buon pomeriggio, benvenuti anche dal, benvenuto anche dal gruppo dei volontari dei ragazzi. Volevo ricordarvi che all'uscita è presente, si potrà acquistare il libro contenente gli atti della quarta edizione del, Festival della Dignità Umana, curato dalla signora Cerutti, e che è anche il frutto di un impegnativo lavoro di alcuni volontari. Parte del ricavato verrà utilizzato per dare fondo a delle borse di lavoro che sono uno strumento molto importante per fare in modo che i giovani entrino nel mercato del lavoro, e soprattutto si addice molto alle fasce deboli, ovvero consiste nel in una esperienza di 6 mesi in delle aziende e delle cooperative per la quale vengono dietro compenso è molto importante, ci teniamo molto, perché l'esperienza lavorativa non solo dà un apporto economico a chi la fa, ma anche dona dignità e speranza all'essere umano che la compie. Volevo ricordarvi questo, e che è molto importante, e soprattutto si può anche contribuire con un'offerta tramite bollettino postale. Grazie. Bravo. Oggi ci parla la filosofa e saggista Francesca Rigotti, che è nata a Milano, dove ha anche studiato presso l'Università Statale della città e si è laureata in filosofia. Si è poi trasferita a Gottinga dopo aver ottenuto un dottorato all'Università di Fiesole. A Gottinga ha messo su famiglia, infatti ha 4 figli, e ha insegnato presso la Facoltà di Scienze Politiche. A Princeton invece era una visiting fellow, che è un ruolo che viene lasciato ai ricercatori, agli studiosi, e gli permette di insegnare presso altre università. Infine si è spostata a Lugano in Svizzera, e a Lugano insegna invece presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione presso l'Università della Svizzera Italiana. Francesca Rigotti in questi anni si è occupata di politica, ma anche di potere, ma soprattutto di metafore che sono presenti nel linguaggio filosofico e che possono essere applicate a quelli che sono gli oggetti della vita quotidiana, come un aquilone oppure una piega, ma anche un filo. Filo come il filo del pensiero, che è una delle sue opere, forse la sua preferita. E in queste sue opere lei ha appunto parlato di questi piccoli oggetti che hanno la necessità di essere pensati e possono avere un importante significato. Infatti possono essere anche trattati filosoficamente, oltre che essere utilizzati nella vita di tutti i giorni. Allora, pensiamo quindi, si sente ok, ad un oggetto trattato dalla professoressa, cioè la pentola oppure un vaso, un oggetto che contiene, un oggetto in cui mettere degli ingredienti, un oggetto da portarsi dietro. Ed è proprio da un vaso famoso che oggi la relatrice partirà. Il pensatore francese Albert Camus, nella sua opera degli anni 30, L'estate ad Algeri, ci dice: «Dal vaso di Pandora, in cui brulicavano i mali dell'umanità, i greci fecero uscire dopo tutti gli altri, come il più terribile, la speranza. Perché la speranza, al contrario di quel che si crede, equivale alla rassegnazione, e vivere è non rassegnarsi. Ma
ma allora la speranza è un male? Commentando in classe il mito di Pandora, abbiamo visto esserci due tipi di narrazioni completamente diverse e opposte riguardo la speranza, cioè la speranza vista come un bene, che rimane sul fondo del vaso come consolazione per gli uomini, e la speranza vista come un male, che invece, non uscendo dal vaso, non è accessibile dall'uomo. Allora noi chiediamo, per quale motivo lei pensa di negare il valore della speranza? Ci sono eventi o condizioni particolari che glielo fanno pensare? Facendo allora un bilancio, alla fine, secondo lei, è meglio affrontare il futuro aiutandosi con la speranza oppure mantenendo un atteggiamento scettico? Diamo allora la parola alla professoressa Rigotti. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Prima di lasciare la parola a Francesca, terrei a dire ancora due cose sul suo profilo, sua biografia intellettuale e cercare anche di riconnettere la conferenza di questa sera col percorso che abbiamo fatto fino adesso. Come è stato detto bene nell'introduzione dei ragazzi, Francesca ha iniziato occupandosi di filosofia politica, ha fatto questa specializzazione insieme alla Besuzzi e alla Galeotti alla Fondazione Feltrinelli sotto la presidenza di Salvatore Veca, che è stato anche, è questo che ci unisce, è stato anche uno dei miei maestri, quindi così che ci siamo conosciuti. Però terrei a dire che in questi anni è diventata forse la voce più interessante della filosofia italiana. Eh sì, è che nessuno ancora sta scrivendo, ma ci penserò io. Perché? Allora, intanto lei scrive questi due libri tra l'89 e il 92 sulle metafore della politica e lei allora era giovanissima, una mattina apre l'indice dei libri del mese e ci trova due pagine di Norberto Bobbio che la recensiscono e quindi vi lascia immaginare l'importanza che questo pensiero subito ha avuto in una persona così, così importante. E Bobbio, in quella recensione che io ho letto e studiato, mette proprio in evidenza questa capacità di utilizzare questa cultura che non era di stampo classico dal punto di vista erudito, ma diventava vita nella interpretazione della politica. Poi quello che fa lei è, a cavallo degli anni 2000, di spostare questo metodo che ha messo a punto nella lettura dei fenomeni politici e che gli ha permesso di dire qualcosa in più di quello che di solito si dice, in quella che possiamo chiamare la vita quotidiana, ma sembrerebbe riduttivo. Infatti forse è questo che la sta un po' penalizzando, perché i grandi filosofi pensano che la filosofia si faccia soltanto con le grandi cose. Infatti uno dei libri che potete anche acquistare, che è straordinario, è La filosofia delle piccole cose. Tra l'altro c'è il filo del pensiero, poi successivamente nel 2013 da questo, diciamo, modo di ragionare, su cui poi ritorno brevemente, si stacca una costola che secondo me è straordinaria, pubblica questo libro su Un posto al sole, quindi la filosofia di una soap opera, anche se c'è, come dire, un vissuto, ricordo la tua mamma, però davvero procuratevi e leggetelo, perché davvero capite come lo sguardo filosofico non ha preclusioni e riesce a penetrare qualsiasi, diciamo, aspetto dell'esistente. Però lì in questa trilogia, quindi Filo del pensiero, La filosofia in cucina e La filosofia delle piccole cose, c'è questo sguardo assolutamente originale e filosofico che ci permette di entrare dentro le categorie del reale, ma quelle più profonde. Quindi uno sguardo che apparentemente sceglie un angolo e in realtà invece arriva a dire le cose più importanti. E poi ricordo solo brevemente due ultimi lavori, che è Il pensiero pendolare con Il mulino, anche quella è una ricostruzione di come si ragiona, di come si pensa e di come si sta al mondo, che vi consiglio caldamente. Poi questo lavoro che esce quest'anno 2018 per Einaudi, De Senectute, che è una grandissima meditazione della vecchiaia al femminile. De Senectute è un titolo celeberrimo, Cicerone. Poi c'è arrivato anche Norberto Bobbio, però sì, però la radice. Però De Senectute è il ragionamento di che cosa vuol dire
diventare anziani in una società come la nostra per una donna. E davvero lì, un'altra volta, sembra un argomento parziale, perché naturalmente si parte a ragionare della vecchiaia al femminile, ma in realtà è un'altra lettura sconsolante, devo dire, perché il libro non è non lascia buoni pensieri alla fine. Sconsolante di cosa siamo diventati. Attraverso il trattamento che noi infliggiamo alle donne quando superano una certa età, si vedono tutti i limiti della nostra società e tutte le difficoltà. Quindi un'altra volta questa estrema capacità, che vedremo sicuramente anche oggi. Lei, tra l'altro, oltre a scrivere bene, è anche una straordinaria conferenziera. Ecco, in realtà, se voi, chi di voi è stato a Rosmini, si ricorda che questo passaggio l'aveva già fatto Natoli, che aveva citato anche esplicitamente il vaso di Pandora. Ma se vi ricordate, in un pezzo centrale della sua conferenza aveva detto: attenzione, che la speranza è qualcosa di ambivalente, perché poi può essere qualcosa che spinge, e lui ha fatto questo ragionamento, ma può essere qualcosa che paralizza, e aveva fatto anche qualche bel esempio della nostra Italia contemporanea. Ripartiamo da qui attraverso Albert Camus. Non mi ripeto, però, mentre preparavo, dicevo, cosa dico quest'oggi per presentare la Francesca, mi è venuta in mente un'altra frase celeberrima di Albert Camus. Allora, voi sapete che nel 1957 Camus vinse il premio Nobel per la letteratura, ma forse non tutti sanno che il primo scritto che pubblicò dopo aver vinto il premio Nobel della letteratura fu per France Football, dove disse: tutto quello che ho imparato dell'uomo e della morale l'ho imparato su un campo da calcio. Lui era stato portiere nella sua gioventù, e lì sviluppa. Ora, mi è venuto in mente che lui teneva per una squadra che oggi credo faccia la seconda categoria, che si chiamava Racing, il Racing di Parigi, e allora ho capito perché per lui la speranza è un disvalore, perché ha passato la vita a sperare che vincesse qualcosa e non ce l'ha mai fatta. Virtù
facevano, non fanno ancora completamente parte di questo universo, in molte parti della Terra magari di diritto e in altre parti della Terra di fatto. Diritto sì, ma di fatto. Perché per loro ci sono sempre un pochino meno di giustizia, un pochino meno di sale, un pochino meno di dignità, di democrazia, che sono parati fraternità. Forse un po' di bellezza, un friccico di onestà, ma non l'onestà morale, l'onestà sessuale, che poi corrisponde alla castità e alla vita. La donna onesta è una donna corrotta, è una donna anche. E questa è sempre stata l'onestà della donna. Non sono da controllare quante donne ci sono in questo testo, ma il racconto è 5 a 18, che vorrei dire è già qualcosa. Ma è già moltissimo. Quando vado al festival della filosofia, cioè abbiamo un genere 8 su 52, quindi questo è già un rapporto altissimo. E un giorno, due anni fa, ci hanno regalato un braccialetto rosso, che questa volta non l'ho portato, ma metto sul pezzo, e mi hanno regalato a tutte le donne del festival, perché se avessero dovuto regalare una cosa che è possibile, o sfida, per noi mi avrebbero preso carità. Allora, come dire, noi speriamo, perché siamo qui a parlare di speranza, e allora siamo confortati oggi dal fatto che secondo me ieri è successa una cosa straordinaria, non sono parlato di novembre, il premio Nobel non è andato ai maggiori favoriti, perché i bagnarini, gli scommettitori, sapete, qui avevano in prima pole position Donald Trump e Kim Jong-un. Io terrorizzata ieri, continuavo a andare a vedere, ma chi lo darà, non l'avranno dato, erano questi due meravigliosi personaggi di Dancing Bene e da Nadia Murad, che non so ancora bene, per questo mi sembra veramente un segnale di speranza, bravissimo. Ecco, allora spiego il funerario che intendo su tutte, fatterò l'invitata speranza dall'invitazione di Andrea Fabio, che i ragazzi hanno già ascoltato. Interrogarmi sul senso della vita. Prima e dopo cercherò di definire la speranza, in quanto strumento di un partito fondamentale, esposizione anche conoscitiva, cercando di nuovo di ritornare con il stato di cammino, anche alla luce della sua posizione di infantilizza tra i nessuna posizione in attività. E il parto brevemente. Thank you.
Thank you.
stata assegnata. Non è così facile. E un altro esempio molto contemporaneo, questo indirizzato invece ai ragazzi, che però non li vedo, dove sono? È la recente votazione dell'Unione Europea sulla libera diffusione dei prodotti dell'ingegno. Non so se avete seguito, è una questione di 2 settimane fa, praticamente. Allora, da che parte stare? Da che parte stare? Stare dalla parte di chi dice che i prodotti dell'ingegno devono essere di libero accesso e non bisogna pagare nulla per scaricare, per guardare. Cioè, di solito i ragazzi tendono a mettersi in quella posizione, per esempio, no? Oppure bisogna regolamentare, come di fatto è stata poi la decisione dell'Unione Europea, contro la quale si è detto ha vinto la censura. Ma anche lì, cioè, collegare il cervello. Allora, è vero che la libera diffusione permette l'usufrutto, insomma il godimento, eccetera, però ci sono persone come me che con i diritti d'autore ci campano. Ci sono tantissimi autori di musica, io non scrivo musica, scrivo libri, ma questi introiti, ma perché io devo mettere il mio ingegno a libera disposizione che ci ho faticato e sudato tutta la vita perché non me ne venga nulla? C'è qualcosa che non funziona. Allora, vedete che anche in questo caso, che sembra una cosa banale, si rivela un problema in cui non è così facile mettersi da una parte e dire ah, bisogna liberalizzare il tutto. Ecco, perché tra l'altro a noi conferenzieri non ci danno il gettone che darebbero a un cantante. Dicevo che ho recitato De Gregori perché mi sono trovata recentemente a Milano al Tempo delle Donne e mi dicevo che c'era De Gregori e siccome siamo coscritti, siamo dello stesso anno, ecco, allora mi dicevo, già chissà per quanto danno a lui, mica noi che andiamo a raccontare queste cose, ma torniamo a Esiodo e a questi altri infiniti mari, che se li invento sono alla lugra, tutti i mari. E noi invece speriamo che, diciamo che la speranza è un bene, diciamo che è un conforto, o è allora il più terribile dei mari? E perché? Ma cosa vuol dire questa cosa? Che senso può avere questo messaggio? Che senso possono avere anche le parole di Camus? Riprendo il tema della ambiguità, della speranza. Allora, mi sono arrovellata per anni per cercare di capire perché la speranza è l'ultimo dei mali in Esiodo e noi l'abbiamo trasformato l'ultima a morire, l'ultimo dei beni, ma no, è un'altra storia. Quindi ritorno sul tema perché penso che alla speranza competa appunto una natura ambigua, una ambivalenza semantica. La speranza è un bene e un male, ma questo si rifà a tantissimi altri fattori della nostra vita e in particolare la cultura greca, arcaica e classica ci dà molti altri esempi di questa ambiguità. Il termine farmaco. Il farmacon, è rimedio, annuite perché l'aveva già detto la vostra prof. È una fissa mia. È una fissa sua, io non lo sapevo, non ci siamo messi d'accordo prima. Ma ecco, e penso che sia chiaro per chiarire questa cosa, il farmacon è il veleno, il farmacon, farmacia ovviamente, è il rimedio. Per esempio la stessa scrittura, no? È un bene, se la uso in un certo modo, è un male, ma tutte le cose, il famoso il coltello, no? Ammazzo qualcuno e ci taglio il pane. Le biotecnologie, l'informatica, l'intelligenza artificiale con tutti i loro vantaggi e rischi. Anche lì, come si fa a dire facciamo così esattamente? Come si fa a schierarsi completamente da una parte e dall'altra? Oppure il dono stesso, il panno d'oro di Pandora, che è anche dolos, che è dono e inganno. Si pensa al cavallo di Troia, il cavallo di Troia è un dono che viene fatto ai troiani, ma dentro si nascondevano i greci che poi avrebbero, anche questo è un suo cavallo di battaglia? No, che avrebbero espugnato la città. Di questi tempi, lo xenos, lo straniero. Cos'è lo straniero? È hostis, nemico, o è hospes, ospite?
se ci interroghiamo sulla speranza in relazione al fenomeno della migrazione, per esempio, abbiamo di nuovo questa duplicità. Lo viviamo come ospite, lo viviamo come straniero, alcuni più come straniero, come nemico e come ospite. E quindi se applichiamo questo principio di ambiguità anche alla speranza, capiamo che è un bene e un male, e la lingua si presta anche a dire una grazia e una disgrazia. È il primo dei beni e l'ultimo dei mali. Ci tiene in vita con l'illusione di salvarci per poi poterci torturare meglio? Nella dimensione religiosa cristiana, secondo Camus, ma anche secondo me, coincide con l'invito a rassegnarsi su questa terra, perché tanto ci sarà una vita eterna e beata dopo la morte. Su questo poi ritorno ancora, ma per adesso vorrei soltanto dare una definizione di speranza per potermi anche giostrare, che è questa: attesa di un evento incerto, quindi attesa di un evento incerto, accompagnata da desiderio. Perché non è solo un'attesa, ovviamente, cioè una tensione desiderante e una proiezione verso il futuro. Non è... cos'è che suona qua? Non sono io. Allora, si differenzia dall'attesa perché il futuro che si aspetta, certo che dovrebbe essere positivo, migliore, ma è incerto, insicuro, poggia su varie sfumature di insicurezza, mentre l'attesa è legata a qualcosa che sappiamo che accadrà. Una bella immagine che non vi faccio vedere perché oggi non ho portato figure, spesso le porto, ma questa volta no, è una fornella sul battistero di Firenze di Andrea Pisano, in cui la speranza viene rappresentata come una figura alata, femmina ovviamente, con una benda sulle fronte, con le braccia protese verso che cosa? Una specie di coroncina che pende, ma non si capisce che cos'è, perché la speranza è un sentimento che si protende verso qualcosa che non si sa se ci sarà, è incerto, indefinito. Quello che si aspettano sono gli eventi sicuri, almeno che si pensa che siano sicuri, poi non succedono neanche quelli come credi, ma gli eventi incerti si possono solo sperare con queste braccia della mente, come nell'immagine di Andrea Pisano. Non è nemmeno una questione di volontà la speranza, non è che scegliamo di sperare o di desiderare, non scegliamo di amare né di odiare, non sono scelte coscienti, si può dire ama quella persona e odia quell'altro se non ti viene. È un atteggiamento che nasce, però questo è interessante, dalla constatazione della possibilità di cambiamento. Allora, se le cose nella nostra piccola storia o nella storia generale possono peggiorare, magari possono anche migliorare. Se tutto però rimanesse sempre uguale, se non ci fosse cambiamento, non avrebbe neanche senso la speranza. Come se ci fossero appunto solo beni o solo mali, non avrebbe senso. Ci vuole un mondo, un mix di beni e di mali, e poi ci vuole la possibilità del cambiamento. Ancora, la speranza è diversa dalla conoscenza, anzi sembra che le due cose si escludano, perché non ha senso sperare ciò che si è certo che accadrà. E adesso faccio una critica in qualche modo non a Paolo VI ma a Benedetto XVI, suo non precursore, successore, ecco, non diretto, che 10 anni fa in una lettera enciclica che si chiamava proprio Spe Salvi, nella speranza siamo salvi, che è un passo di Paolo ai Romani, propone una speranza cristiana che è la rassicurazione dalla morte eterna con la redenzione dal peccato, che è vicina alla certezza, che viene definita come speranza, ma poi che di fatto viene presentata come certezza, perché la lettera dice che i cristiani sanno che la loro vita non finisce nel vuoto, sanno che il futuro è certo, benché non conoscono i particolari, e ribadisce l'enciclica la proposizione in spe salvi sumus, nella speranza siamo salvi, della lettera di Paolo ai Romani, non è ipotetica, non è ottativa, desiderativa, è assertiva. Allora c'è qualcosa che non funziona, perché il sentimento di fronte alla certezza e alla verità è l'attesa. Attendo che si verifichi quello stato che so che è certo, ma la speranza no. La speranza non convive con la certezza.
La speranza ce ne sta così in un interstizio e non sappiamo se fiorirà, se germoglierà o se morirà. Quindi non è una certezza, non è nemmeno ingenuo ottimismo, quindi, fiducia zuccherosa, fatalista, sul fatto che le condizioni, le situazioni volgeranno al meglio. Richiede invece impegno, la speranza richiede partecipazione, deve essere sostenuta da ragioni, perché le forme di speranza eccessivamente ottimista, alla fine sono dubbi. Un'altra, scusate, ma insomma io ho detto che avrei presentato le mie idee che sono simili a quelle di Camus e quindi vedo come una forma eccessivamente ottimista, la cosiddetta teodicea, cioè la giustizia divina, quando sostiene che dal male proviene il bene, anzi che il male è una condizione del bene. Adesso torniamo in classe, i promessi sposi, l'addio ai monti, avete presente addio ai monti sorgenti dall'acqua elevati al cielo, eccetera. Uno dei pensieri di Lucia è uno dei pensieri della Chiesa Cattolica che Manzoni mette in prima posizione, dicendo Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa. Certa, cioè la certezza della gioia futura è beatifica. E quindi questa è una corrente ottimista che vede una nascita del bene dal male, e io invece penso che ci sia bisogno di pessimismo. Non di un pessimismo di nuovo che vede una visione, che ha una visione negativa dell'uomo, per cui l'uomo sarebbe difettoso, disordinato, imprevedibile, bisogna correggerlo e rinnovarlo. Per esempio Mussolini voleva rifare gli italiani. Gli italiani non gli andavano bene così come erano usciti dalla prima guerra mondiale, dal risorgimento, e voleva rifarli, voleva renderli virili. Perché erano mollacciosi, secondo lui, voleva renderli parchi, risparmiatori, bellicosi. Quindi aveva tutto, c'è tutta un'ideologia sotto che vuole migliorare una situazione negativa. Ecco, questo è un pessimismo che non mi va bene. Mi va bene una speranza senza ottimismo, chiamiamola così. E con questa un'ipotesi che secondo cui non è vero che la speranza, la fiducia sono la miglior medicina per la salute personale e politico. La trovo una tesi di nuovo zuccherina dei cosiddetti ottimisti razionali, e vado in cerca di una speranza che non sia né progressista né trionfalista, ma nemmeno disfattista. Scusate. E quindi una speranza con una forza performativa, cioè che si proietti in un futuro che è immaginato possibile, o anche in un passato, di cui non si conosce, ma si spera che sia andato in una certa direzione. Quindi la speranza come energia che spinge ad agire positivamente in relazione al futuro, ma senza presumere che tutto andrà bene. E quindi questo si differenzia dall'ottimismo, perché è pronta a fare i conti con il proprio naufragio. Anzi, più le prospettive sono grave, più è importante sperare, proprio perché la speranza, dicevo, è desiderio più aspettativa. E anche se si supponga l'inevitabilità, scusate, della sconfitta. Adesso che a me piacciono tanto le metafore, pensate che cosa diciamo quando diciamo che bisogna nutrire la speranza, bisogna alimentare la speranza. Nessuno ci pensa quando usa queste parole, ma è come se appure la speranza fosse, che ne so, una creaturina, un piccolo essere che devi nutrire e alimentare perché cresca. Allora è importante anche esaltare, secondo me, la posizione degli eroi che combattono l'inevitabile. Come si chiama il nostro signore del premio Nobel? Si chiama Denis Mukwege. Leggete la storia di questo chirurgo africano e delle operazioni che compie da tantissimi anni sulle donne violentate come bottino di guerra, come preda di guerra. Questo giro non l'ho letto, l'ho letto anni fa, interventi su bambine di 6 mesi, e mi è da piangere soltanto a pensarci, che questo è un eroe che compie dei gesti
E adesso scusate, ma ho messo un'altra mia eroina, sempre dei Promessi Sposi, seconda citazione dei Promessi Sposi, che è la monaca di Monza. Dice, ma come si fa a dire quella eroina? Beh, io ce l'avevo a 14 anni e ce l'ho ancora. Perché? Perché la monaca di Monza, costretta alla monacazione forzata dai genitori, dalla società, dall'epoca, dai costumi, fa uscire dal sogghone, quindi era una beata, una donna beata, fa uscire il ricciolo di capelli scuri. Nel vestire stesso, dice Manzoni, siamo al capitolo 9 dei Promessi Sposi, c'era qualcosa di studiato, di negletto, che annunziava una monaca singolare. La vita era attillata con una certa cura secolaresca e dalla benda usciva su una tempia una ciocchettina di neri capelli. Cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre corti da quando erano stati tagliati nella cerimonia solenne del vestimento. Quindi Manzoni interpreta come dimenticanza o disprezzo. E io dall'età di 14 anni, quando ho letto, anzi ci hanno letto a scuola questo brano, ho pensato, caspita, mostra questa ciocchettina per far vedere che non era proprio, non era stata soggiogata fino alla fine. Ecco, quindi riporto alla speranza e all'importanza di nutrire, di alimentare la speranza di miglioramenti. Non sono convintissima che si possa parlare di progresso dell'umanità, ma di progressi, sì, sicuramente. Ci sono stati tantissimi progressi, se no non saremmo qui. La condizione delle donne, degli schiavi, i benefici della medicina, sono stomica a citare tutti. Perché, anche se tendiamo spesso a essere catastrofisti, ogni tanto vi arriveranno anche a voi testimoni di Geova che vi dicono ma il mondo non è mai andato così male. E io dico, signora, guardi che a me, secondo me, non è andata mai così bene, perché essendo una donna e potendo fare tutto quello che posso fare, mi dispiace, ma fino a 100 anni fa, 50, non potevo fare tutte queste cose. Va bene. Allora, non è vero che si viviamo nel peggiore dei mondi possibili oggi, perché sono stati nei tempi antichi sì che regnavano miseria, analfabetismo, guerre, abbandono dei malati, è stata poi inventata la Croce Rossa, grazie al cielo, violenza, banditi, erano tempi duri, incolti e rudi. Non soltanto, anche lì, i delitti contro la persona, omicidi, minacce e violenze. Uno si dice, ah, la nostra, il nostro mondo è criminale, ma che, scusami da dire che vale, ma non lo dico, sono in continuo calo. Tra l'Italia e la Germania, scusate, sono i paesi più sicuri al mondo. Provate ad andare in America Latina e leggere le statistiche di quello che succede in America Latina o in Nigeria. Cioè, qui viviamo in uno dei paradisi terrestri, ci viene raccontato il mondo della criminalità mondiale. Ecco, anche perché il comportamento delle persone non è legato a una natura immodificabile, è modellato dalle circostanze storiche. Diamoci la possibilità di scoprire se saremmo moralmente più degni se le istituzioni cambiassero ancora, e intanto torniamo al nostro Camus. Camus che dice, nell'affermare che la speranza è il più terribile dei mali, che la speranza equivale alla rassegnazione. Ora, Camus scrive negli anni 30, 40, 50 del secolo scorso, e in realtà stava affermando la sua posizione di senza Dio. Stava affermando la sua opposizione alla dottrina della Chiesa, che avrebbe mantenuto per tutta la vita questa vita brevis, che si concluse in maniera paradossale, perché dall'infanzia Albert Camus, che visse un'infanzia poverissima, convivendo, suo padre era morto in guerra e viveva ad Algeri con la mamma e la nonna. La mamma era sordomuta, in più veniva dalle Baleari, parlava solo spagnolo o una specie di spagnolo, la nonna non lo so, ma secondo me lavorava magra tutto il giorno, ho fatto l'ipotesi che scriva l'Anvea, che il dritto rovescio se lo prende lavoro a magra di sua nonna, ma non sono sicura. Ecco, allora questo bambino che viene salvato è una storia veramente incredibile, dal maestro dei militari che lo porta avanti, gli fa avere una borsa di studio, questo ragazzino che giocava a pallone, la sapevo anche io la storia,
del calcio, era anche malato di tubercolosi ed era sicuro che sarebbe morto di questa malattia. E invece muore di un incidente stradale, così. Un banale incidente d'auto, un viaggio a Parigi, la macchina si schianta contro un albero. E la sua formula, la sua posizione esistenziale politica è la formula anarchica, non né Dieu né Dio né Parigi. Né Dio né Dio, perché Camus è un pensatore, vi dicevo, dell'immanenza radicale, che non riconosce trascendenza, che aderisce al mondo come si manifesta e che nega la speranza della trascendenza e della salvezza divina, e in quel passo di nozze, in particolare il brano sul di Vento a Gemilà, non so se l'avete letto, ecco, in classe, dice molto chiaramente: dopo la morte non c'è niente, prima c'è la vita sulla terra, l'unica vita. Allora cosa succede? Non è che se è negata la speranza della vita eterna, quella di cui dichiara di credere il cristiano, il credo cattolico finisce con proprio con l'enunciazione, credo, vita eterna. Non è che ogni speranza sia negata. Un altro passo molto particolare di Camus, che non ho consigliato alla lettura perché poi bisognava leggere tutto Lo straniero, ma insomma c'è un passo dello straniero, che forse è il libro che ha fatto conferire poi il premio Nobel, c'è un dialogo tra il protagonista Nassau e il cappellano. Il cappellano cerca di confessarlo, cerca di farlo, insomma, ma l'uomo dice: non ho fede. Uscito il cappellano, Nassau ritrova la calma, mentre nota di sé, parlando in prima persona, che liberato dalla speranza. Davanti alla notte carica di segni e di stelle, mi aprivo alla dolce indifferenza del mondo. Allora, attenzione, perché Nassau non è un bel personaggio. Se avete letto Lo straniero, sapete benissimo che non è l'eroe che suscita simpatia, anzi, perché è decisamente odioso come personaggio. Ma perché è apatico, perché praticamente di fronte alla morte della madre, all'assassinio da lui stesso compiuto, rimane indifferente quasi, però parla di una liberazione dalla speranza, cioè dalla speranza di trovare un riscatto in questa seconda vita dopo la morte, ma non la speranza di un mondo migliore qui sulla terra. Quindi non c'è una speranza trascendente in Camus, non c'è nemmeno una verità con la V maiuscola, non c'è nemmeno una verità filosofica, bisogna dire, metafisica o razionalista, c'è però la verità del mondo. Ci sono le verità, ci sono le verità serene e solari, e quando Camus, secondo delle pagine bellissime, quando racconta di questa sua infanzia poverissima, che però contemporaneamente godeva del sole e del mare di Algeri. Quindi tutti i pomeriggi dopo la scuola mi andavo al mare. E tutto questo era gratis. Il calore del sole, poter fare il bagno nel mare, era un piacere enorme, un divertimento bellissimo di cui noi bambini maschi potevamo godere ad Algeri, perché le bambine sicuramente non c'erano, loro no, non erano lì a fare il bagno con i maschietti. Scusate, ma devo dire cose, perché si dice sempre che bello il sole e il mare, e chi li vuole, ma e queste sono le verità solari. Poi ci sono le verità angoscianti, perché Camus scrive per esempio anche La peste, che è un altro testo terribile, in cui muore un bambino, c'è una scena terribile della morte di un bambino, di nuovo il cappellano che ferma il dottor Rieu. Il dottor Rieu cerca di giustificare l'evento dicendo: ma forse dovremmo amare quel che non possiamo capire. E Rieu risponde: no, 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 tre volte no, anche questo è un riferimento. La morte e il male non possiamo amarli, li dobbiamo combattere. Mi rifiuterò fino alla morte di amare questa creazione dove i bambini vengono torturati. O dove, dico io, i bambini muoiono in mare
i loro corpicini senza vita arrivano a riva, lambiti dalle onde, e tutti immagino che sappiamo a che cosa mi sto riferendo. Anche Alessandro Manzoni, questa è l'ultima delle tre citazioni, parla di peste e parla di bambini, però lo fa in modo suo, in termini di speranza, di fede in un'altra vita, e descrive il famosissimo passo, anche questo ce lo leggeva la nostra prof al ginnasio e piangeva intanto che lo leggeva, e io mi dicevo, ma piangerà tutti gli anni, ogni volta che... ma perché eravamo delle altre, guardo lei perché lei è in classe con me, e... ti ricorderai quando la Ghetti leggeva, mi viene da piangere anche a me. E il passo della madre, insomma, non ridete perché è una cosa tragica, la madre dice figlia, siamo nel capitolo 34 dei Promessi Sposi, e la madre di Cecilia scende dall'uscio di una di quelle, uno di quegli usci col cadavere della bambina di 9 anni in mano di Cecilia, e la consegna ai Moratti con queste parole: addio Cecilia, riposa in pace. Stasera verremo anche noi per restare sempre insieme. Prega intanto per noi, che io pregherò per te e per gli altri. Ecco, invece Camus, e ripeto, anche io mi rifiuto di immaginare che il mondo in cui viviamo sia retto dall'amore di un Dio creatore per le sue creature, che però, peraltro, è l'opinione che caratterizza molte religioni, per esempio, non tutte, ma le tre grandi religioni monoteistiche, giudaismo, cristianesimo e islam. Ma questo non porta Camus all'apatia o all'indifferenza passiva, come il suo personaggio verso. Al contrario, lo porta a posizioni politiche, attive, critiche, come quelle espresse dall'Uomo in rivolta e da tutti i suoi articoli su Combat. Perché lo spirito oggettivo, la filosofia negativa, l'assenza di Dio, la morte di Dio, non è vero che conducono a dire che tutto è permesso, come se i principi morali dovessero essere garantiti da un'istanza trascendentale, perché sta all'uomo darsi i suoi valori, darsi una morale di libertà e di coraggio, senza, scrive Camus, le secours de l'éternel, senza il soccorso dell'eterno o nel pensiero razionalista. Come se la ragione, le idee, i concetti con cui costruiamo realtà e verità, scusate, questo è molto filosofico, vengano meno delle emozioni, delle sensazioni, della percezione. Perché vivere la realtà per pensarla è meglio che pensarla e non viverla. Allora torniamo alla speranza, questa speranza ridimensionata, la speranza dell'impegno, la speranza di cui si riconosce quell'ambivalenza tra bene e male, tra lo status di grazia e di disgrazia, che ha senso, questo è il messaggio, che ha senso se è stata abolita la necessità, perché se le cose vanno necessariamente così, se io so che tanto vanno così, non serve nemmeno la speranza ha senso nel regno della contingenza, delle cose che sono così e potrebbero essere altrimenti, che è il regno della scelta e della libertà, ed è la speranza che spinge all'azione. Poi abbiamo sempre altri fronti che ci dicono le cose sono ineluttabili, sono così, potranno soltanto essere così, i cambiamenti sono necessari, non puoi fare altro che adattarti e dire rassegnarti e dire è così e basta. Tantissime cose ci vengono proposte in questa maniera. Ci sono un sacco di problemi che fronteggiano l'umanità, i cambiamenti climatici, la crescita della forbice tra ricchi e poveri, il venir meno del lavoro come lo conosciamo oggi? Certo, il lavoro. Ma veramente crediamo che la mancanza del lavoro, la mancanza dei posti di lavoro sia dovuta all'ingresso nei paesi industrializzati dei cosiddetti migranti? Davvero essi ci portano via quel poco di lavoro che ci rimane? Che poi queste persone che fuggono dalla guerra, dalla miseria, dagli stessi cambiamenti climatici provocati dai paesi industrializzati, e l'abbiamo visto in Indonesia qualche giorno fa. Crediamo veramente che l'insicurezza sia dovuta a una banda di spacciatori nigeriani sui libri, o spiegate dove, come se avessero inventato loro la mafia, la camorra, la criminalità organizzata con la quale convive la politica? Allora qui
forse c'è in ballo anche una dottrina del capo espiatorio, ma insomma non svilupperemo questo argomento. Invece svilupperemo l'idea del venir meno dei posti di lavoro. Ci sono tanti argomenti, tanti motivi. Uno di questi motivi sono oggettivamente le trasformazioni tecnologiche, l'automazione del lavoro, per cui se faccio il biglietto come oggi alla macchinetta o al computer, ma poi non ci sono riuscita, ovviamente non c'è più l'impiegata che mi fa il biglietto alla stazione. Questa è la logica del capitalismo, questo l'aveva ben compreso il grande economista austriaco Joseph Schumpeter, che era austriaco, ma tutti pensano che sia americano perché era emigrato negli Stati Uniti nel 32. Scrive Schumpeter, ma vedete molti decenni fa, che la logica del capitalismo è quella della distruzione creatrice. Le trasformazioni tecnologiche e gestionali permettono di accrescere la produttività, di offrire nuovi prodotti e nuovi servizi, ma intanto distruggono impieghi e ne creano di nuovi. Il problema è che oggi tutto avviene così rapidamente che è difficile fronteggiare questa trasformazione e il problema è anche che non sono le stesse persone che perdono il lavoro a poterne assumere un altro perché non hanno la formazione, le competenze. Allora cosa facciamo? Andiamo a distruggere le macchine? L'hanno già fatto i buddisti all'inizio dell'Ottocento e vado a terminare, così mi preparate. Ecco, rinunciamo al telefono alla lavatrice? Non lo credo e nemmeno lo spero, sinceramente. La soluzione è accrescere continuamente la produzione, la crescita forsennata, la crescita. Ma dove ne mettiamo tutte le automobili che produrremo, che non ci stiamo più né noi né i rifiuti? Insomma, ecco, non lo spero. Allora che cosa spero? Allora, io spero terribilmente che a qualcuno venga una buona idea. Io non ce l'ho una buona idea, però questi ragazzi qui magari mi vengono una buona idea e riescono a spiegarcela. Ma veramente dal punto di vista politico vogliamo serrarci dentro un presente senza speranza, che è simile a quel passato rassicurante. Ah sì, ecco, in questo passato rassicurante di tutti, era come il mulino bianco, era il luogo in cui l'unità del popolo, puro, monolingue, monoreligioso, chiuso nei confini territoriali di una nazione, rendeva sicuri e sovrani a casa propria, rattrappiti a vivere di sussidi e di pensioni. È questo che volete? O vogliamo sperare in un futuro aperto, colorato, tollerante, sereno, multicolore, plurilingue, internazionale, in cui possiamo lavorare con piacere, con impegno, mettendoci la nostra umana intelligenza, magari anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale? Sperare in un futuro in cui regni il riconoscimento della dignità e della libera espressione della diversa personalità di ognuno? Grazie. Okay. Volevo chiederle se la speranza per Camus è rassegnazione, dove possiamo trovare noi giovani oggigiorno la forza per credere in un futuro migliore e soprattutto come dovremmo noi giovani comportarci di fronte alla disperazione del futuro. E poi un'altra domanda era in riferimento al motto, al tipico motto, diciamo, la speranza è l'ultima a morire. Soprattutto nei momenti, diciamo, di dolore, così lei come interpreterebbe questo detto? Faccio anche io una domanda oppure? Ok, io volevo chiederle, se io mi trovassi in un periodo difficile della mia vita in cui mi stanno succedendo dei fatti spiacevoli,
e la speranza non è più un caposaldo cui mi posso aggrappare. Come posso vivere bene il male? Insieme, ma non sono nemmeno risposte, perché la risposta vuol dire che io ho la soluzione, ma io la soluzione non ce l'ho. Vi ho detto prima, spero che a qualcuno venga in mente qualche bella idea che riesca a riproporre. Speranza che non è rassegnazione, la rassegnazione si ha di fronte alla, ho chiamato, alla necessità, di fronte al riconoscimento della necessità. A parte che non bisogna mollarla nemmeno in quel frangente, nemmeno se sai esattamente che poi ci sarà un evento irreparabile, continua a impegnarti, a resistere, a sperare. E soprattutto non farsi infinocchiare, scusate il termine poco scientifico, da chi ti presenta l'ineluttabilità di alcune cose. E questo è uno sport molto diffuso. È così? E può essere soltanto così. E quindi rassegnati, e quindi sappi che poi soltanto insomma il comportamento dal punto di vista biologico, darwiniano, ti adatti e sopravvivi. Ma è inutile che lotti contro mulini a vento, eccetera. Ovviamente, figurarsi con me, Don Chisciotte è uno dei personaggi che guida una stella, che guida il mio destino, il mio cammino. Perché bisogna, invece, se si ritiene che le cose non abbiano necessariamente da prendere quella strada, necessariamente, è importante cercare di contrastare, cercare di fare qualcosa d'altro. Qualsiasi cosa, dalla cosa più piccola all'intervento più importante. Se siete convinti che non sia ineluttabile, necessario, se siamo convinti, lo dico in prima persona, per me, l'importante è sperare e lottare e impegnarsi perché le cose cambino. Dopodiché magari non cambieranno, perché io non vorrei che mi costruissero nel bosco, un grattacielo di 25 piani. Che cosa posso fare? Posso andare a mettere una bomba sotto? No, posso pensare, ma posso oppormi in qualche modo, soprattutto posso pensare che le cose non devono sempre e necessariamente andare come i grandi ci dicono che devono andare. Dove trovare la forza? Esattamente in questo, nell'impegno, nel coraggio, nel buttarsi, nel se ci si crede, perché questa è un'altra cosa ancora, nell'impegnarsi perché le cose possano andare in un altro modo e andare in giro, ripeto, col ricciolino fuori dalla benda, che tra l'altro è un piccolo fattore che ho ritrovato, e non vi so ricostruire in quale testo, ma di alcune donne in campo di concentramento dove anche lì, oh mamma. No, era io, forse il mio microfono, no, ho battuto le occhiali. In campo di concentramento, di quale che gli dovevano portare un fazzoletto in testa e ti facevano uscire un ricciolino di capelli fuori, io mi sono sempre capelli come la monaca, è un piccolo segno, qualche cosa di che mostri la volontà di non assoggettarsi completamente. In questo senso è una speranza che invece è ultima a morire, io dicevo, è grazia e disgrazia, certo è un bene, è importante che, benché il testo esiodeo dica una cosa, è importante che se ne veda anche l'altra parte, ma non che si veda solo quella parte, questa speranza ottimista e un po' ingenua che le cose andranno sempre a finire bene. Nei periodi difficili della vita, come posso vivere bene il male? A me lo viene a chiedere, credo di essere la persona più sbagliata per rispondere a questa domanda. Io penso sempre soltanto di non arrendersi ma vivere bene il male, o vedere il bene nel male, questo mi resta difficile.
Io penso che il male sia male e che vada combattuto in quanto tale. Ma il così quei suggerimenti di ottimismo, ma penso, ieri ero in treno, dunque quando tornavo da Pesaro ieri, perché ero andata a parlare da un'altra parte, c'era una signora che al telefonino credo parlasse con sua figlia e le diceva: vedi, devi pensare delle cose positive. Io mi sono detta: chissà cosa è successo, chiunque persona con cui stesse parlando, anche lui gridava, sentivo anch'io. Dicevo: devi pensare delle cose positive, tirarti fuori. E io pensavo proprio all'intervento di oggi e mi dicevo: ma come potrei io dire alla gente pensate cose positive? Non mi viene, non è nella mia inclinazione. Ecco. E quindi alla persona che mi dice come posso vivere bene il male, non do una risposta. Mi faccia finire la parte. Facendo del bene, ognuno di noi fa del bene. E il male. Però vede signora, che è un altro bene e un altro male, cioè io posso fare del bene perché soccorro qualcuno. Ma più veri annullo le mani. È un altro punto di vista. Facciamo ognuno di noi che faccia del bene. Sì signora, ma se lei fa del bene a una farfalla, alla farfalla che... non è che necessariamente, io non so della teoria, che poi necessariamente qualcuno farà del bene a lei, per esempio. Non è che il bene compensa il male. Non bisogna pensare alla ricompensa. Io posso fare del bene e ricevere il male, però io non posso fare il bene. In nome di che cosa? Perché lei fa del bene? Non vengo meno a me stessa. Alla mia dignità, al mio onore, alla mia intelligenza, Abbiamo qualche altro intervento? Prego. Io vorrei tornare alla conclusione del mito di Sisifo, che per me è una frase di una forza estrema. Me la ricordi perché non me la ricordo. Vogliamo immaginare Sisifo felice. Voglio dire, in questo momento così difficile, in cui vediamo accanto a una crisi economica, una crisi di valore, eccetera, la sensazione di continuare a spingere il masso che poi torna giù e avanti, ecco, in questa ottica che posto c'è per la speranza? Ce n'era un'altra? C'è anche due, c'è ragazzo. Prego. Sempre parlando anche di Camus, della morte, comunque della speranza. Oggigiorno si sente anche spesso parlare della falsa speranza. Lei darebbe questa falsa speranza oppure preferirebbe riferire la cruda verità? Anche c'è un passo di Camus che mi ha colpito in questi giorni. Un giorno si può essere in un letto e sentirsi dire: voi siete forte e io devo essere sincero con voi, cioè dirvi che state per morire. Oppure gli si può anche dire: quando un giorno sarai guarito. Questo che ho appena letto qui è un pezzo di Camus. Più avanti scriverà: io non voglio questo, non voglio mentire né che mi si menta. Voglio portare la mia lucidità sino in fondo. Perciò, se lei si trovasse davanti anche a una situazione un po' difficile, magari davanti a un malato terminale, peggio ancora un giovane, ovviamente non glielo sto per questo. Però lei riferirebbe la verità oppure gli darebbe qualche falsa speranza per portarlo fino alla fine con qualche gioia? Grazie, in più? Bellissima domanda. Sì, c'è un'altra domanda. Si può alzare per piacere così? La speranza non è volontà, insomma, non si sceglie di amare o di odiare. Sì. Mi sembra invece che dalle sue parole emerge che c'è una componente forte invece di volontà in questo. Mi scusi, non ho capito questo passaggio. Bravo, sì, e infatti è contraddittorio, è ambiguo come molta della nostra umanità, perché io sono convinta che il fatto di essere umani vuol dire essere ambivalenti, vuol dire essere ambigui, finiti, esattamente, e che questa sia la nostra bellezza e la nostra condanna, la nostra grazia, disgrazia, tragedia. Facciamo anche questo giro. Allora, il mito di Sisifo, che tutti conoscono, è il famoso mito del personaggio che viene, che passa, non viene condannato, perché i greci non avevano l'idea che dopo la morte ci fosse una punizione o una ricompensa. Semplicemente eri morto, eri in questa valle oscura,
e alcuni erano lì e non facevano niente, e come noi tu si annoiavano, stavano lì perché dovevano andare. E altri personaggi invece compiono delle azioni che però non sono, ripeto, la punizione o la ricompensa della, di quello che è successo in vita. In ogni caso Sisifo porta su il famoso masso, quando con molto sudore, molta fatica, forse in cima questo masso ricade e precipita. E noi vorremmo che immaginare Sisifo felice, e di nuovo dobbiamo lottare contro la necessità e l'ineluttabilità, e possiamo immaginarsi forse sì che un giorno il masso si fermerà finalmente sulla superficie del monte, perché qualcuno avrà scavato un incavo in cui il masso potrà trovare. Sono io che mi muovo e faccio un gran casino, tolgo gli occhiali così non battono sul microfono, sul tavolo, che il masso si possa fermare sulla, appunto, su questa conchetta immaginata sopra. Ma immaginatevi la punizione, in questo caso è una punizione, ma perché ha rubato il fuoco agli uomini di Prometeo, a cui un avvoltoio tutte le notti rimangia il fegato a cui, che gli era ricresciuto durante il giorno, come la tela di Penelope, molto più drammatica, anche perché il fegato, mi dicono, perché anche lì c'è una esperienza personale, è un organo che fa malissimo, che produce dei dolori terribili. E ho scoperto, questo al Festival di Mantova, ho scoperto che una delle associazioni di trapiantati di fegato si chiama Prometheus. E ha dato il nome perché al pensiero che anche Prometheus un giorno potesse avere un fegato nuovo e non soffrire più in questa maniera terribile. Il solo modo, penso, sia quello di pensare di poter lottare anche contro quella che ci viene raccontata come necessità e ineluttabilità. Dico invece al giovanotto che io ci ho pensato tanto a questa cosa, e quando ero giovane, ed ero come tutti i giovani molto più irruenta e molto più decisa sulle mie scelte, non ho ancora... Questo te la potevi risparmiare. No, ero più categorica. Ero più categorica e pensavo che tutto il bene stesse da una parte e tutto il male stesse dall'altra. Questo, come tutti i ragazzi, esattamente. Allora pensavo, su un caso del genere bisogna dire la verità. Poi, come in tante altre cose, non tantissime, sono cambiati. Proprio cambiato idea, e ho pensato, perché non dire quando vuoi arrivare, come le stesse parole che ho usato lei, esattamente, perché non dire, ma perché devo aggiungere al dolore, alla sofferenza, all'intuizione, perché devo aggiungere anche questa certezza medica? E allora ho pensato, mi sono detta, che in questo caso, a differenza di Camus, non direi la verità, direi la verità in un altro modo, direi appunto quando sarà meglio, quando faremo, inventerei una progettualità addirittura. Ecco, questo in grande contrapposizione, ripeto, con quelle che erano le mie posizioni giovanili, perché se c'è un grosso vantaggio che l'età porta, è proprio questo di... Direbbe da dire come Cicerone, non come Norberto Bobbio, che si diventa più saggi, ma non è tanto quello, si diventa più pacati. Si diventa più pacati nei giudizi. E io avevo un direttore di istituto a Göttingen, quando io avevo 30-35 anni, lui ne aveva 55, no? E mi aveva spiegato il regolamento dell'istituto che lui dirigeva di scienze politiche all'Università di Göttingen, Walter Eulschner. Che mi diceva che mi avrebbero affidato gli studenti più avanzati degli anni, quindi terzo anno, quarto anno, perché io ero giovane. Invece i principianti li avrebbero gestiti i professori vecchi,
perché erano più pacati e competenti e non si sarebbero scatenati contro. E infatti agli esami, non so se mi è capitato, gli assistenti sono sempre molto più carogne dei professori, ma perché? Per questo semplicissimo motivo, un motivo legato all'età. E allora, dicevo, si diventa più pacati forse e più saggi in questo senso, per esempio nella risposta che gli ho dato, non so se sia giusta o no, però è la mia risposta. E invece l'acuta osservazione della signora con il golf rosso sulla volontà o meno della speranza. Io ho detto, la speranza non è una questione di volontà, è come l'amore, che non ti si può, non si può costringere ad amare una persona, ti si può, puoi capire di rispettare. Quello sì, questa è la dignità umana. Si rispetta Caino perché è un essere umano, forse si rispettano anche alcuni animali, insomma, è da vedere, ma non posso amare Caino, però lo posso rispettare, posso riconoscere la sua dignità. E allora questa speranza attiva è, come dire, un modo per promuoverla, un modo per... ho parlato di una speranza performativa, no? Il termine performativo, lo sa, insomma, viene in filosofia dagli studi di Austin e vuol dire un'azione che io effettuo intanto che la pronuncio. Per esempio, quando l'ufficiale di nozze dice io vi dichiaro marito e moglie, sta semplicemente dicendo quattro parole croce, ma contemporaneamente ti sposa. Quindi commette un atto, una cosa per cui tu alla fine poi, prima del divorzio, non puoi nemmeno più separarti, sei legato per l'eternità. No, perché adesso ci portano via il divorzio, l'aborto, le cose succedono, sapete. Va bene. E quindi questa speranza le ho dato anche un valore in qualche modo performativo, anche se poi mi dico sempre ambiguamente non è. Non è un gesto di volontà, non è tanto sottoponibile alla volontà come se dicessi adesso bevo o non bevo questo bicchiere d'acqua, che è relativo in maniera molto semplice e diretta adesso alla mia volontà. Ecco, risposto. Spero di aver risposto. Tra l'altro, performativa è anche il termine che aveva usato Natoli. Ah sì? Sì, aveva detto l'esatta cosa, dice io devo esercitarmi, se vi ricordate ha fatto proprio questo passaggio, perché pensava probabilmente le stesse letture. Sì. C'è qualche altro intervento? Prego. Io volevo chiedere, ultimamente la nostra felicità è più collegata al posseggimento di oggetti, soprattutto di smartphone, la cui, come si dice? La cui vendita è salita oltre del 190% ultimamente, secondo le statistiche. Invece per gli ellenisti la felicità era il sapere di riuscire a trovare, seguendo un equilibrio, seguendo una vita equilibrata, riuscire a raggiungere la saggezza e così anche l'amicizia e tutto. Volevo chiederle, secondo lei questa saggezza ellenistica potrebbe essere applicata anche ai giorni d'oggi o non c'è speranza in questo caso? Ancora qualcuno? Facciamo magari un altro paio di domande se ci sono. Sì? La speranza ha sempre avuto un forte legame con la religione cristiana. Pensa che oggi in un mondo ormai laico ci sia ancora posto per la speranza religiosa? Domanda. Un'altra? Ti facciamo un periodo? Vabbè, allora aspetta, te lo faccio io, visto che poi non siamo riusciti a finire. Racconta a tutti la chiave stella. Racconta a tutti? No, io no, io no, no, no. Potrebbe dire una parola nuova che sostituisca questa maledetta speranza? Che la trovo così desueta, ormai fuori tempo, che parlarne è una perdita di tempo.
ci sono i finanziatori del festival dagli anni scorsi. E l'anno prossimo trovate un altro termine più solido, perché più solido, esatto. Sì, si aggiorni su. Il realismo. Facciamo sul termine, no. Anche io ho fatto il classico, però ho lasciato un po' le spalle. Allora la felicità. La felicità essere e avere. Essere o avere. Il famosissimo libro di Erich Fromm, in che cosa consiste, i greci avrebbero detto nell'essere, i moderni che hanno inventato il consumismo dicono nell'avere. Nell'avere, come dice lei, in particolare uno smartphone, che è quella cosa che lei può avere. Ma se un ragazzo del Ghana va in giro, un immigrante va in giro con lo smartphone, tutti dicono ah, allo smartphone, via, a casa sua, perché noi possiamo decidere come deve consumare. Non gli diamo soldi e quindi, poveretti, 2 euro al giorno, e quindi noi decidiamo che cosa spenderà. Attenzione, perché questo è un atteggiamento paternalistico, perché, prego? Del patriarca, no, ma in termini molto più banali, se voi date la paghetta ai vostri figli non potete pretendere che si comprino l'enciclopedia britannica, perché se invece vogliono comprarsi le scarpe, che ne so, l'ultimo modello, o lo smartphone o l'iPhone, quello che sia, cavoli loro. Questa è, cioè, non possiamo condannare le scelte delle persone e dire ma io ti do i soldi però poi tu li usi per comprare le cose utili. Anche questo è un rischio che si corre, perché tendiamo, dice, ma come, io ti do la paghetta al figlio e tu appunto ti compri questi beni utili. E allora non gli diamo la paghetta. Ma non possiamo condizionare i ragazzi al punto tale di dire come. Oppure gli diamo una paghetta abbondante con la quale si dice, vabbè, tu provvedi ad attivare nei paesi nordici a comprarti un po' di abbigliamento, però allora gli hai una somma più alta, ti regoli, tu fai tutto tu. Ecco, perché dico questo? Perché tra l'essere e l'avere e il possedere, anche questo, cosa vogliamo negare? Vogliamo tornare al pauperismo? Vogliamo spogliarci di tutto e andare in giro col saio? Sarebbe fuori luogo. Però le dico una definizione di felicità che a me piace tanto, un po' americana però, che è quella di riuscire a compiere bene un compito difficile. Allora questo lo può adattare sia all'essere che all'avere, in qualche modo. No? Se riesce a impegnarsi, no, questa è una parola che mi piace tanto, e svolgere bene, e fare bene qualche cosa che gli compete, per esempio fare lo studente, no? Perché quello vuol fare in questo momento della vita, fare lo studente. E facendo una cosa difficile, quindi non cavandosela, facendo il meno possibile, ma facendola bene, questa è una forma di felicità che possiamo immaginare di conquistare, ed è una forma di saggezza che riprende, se vuole, la saggezza antica e la porta in un contesto moderno, perché certo che l'amicizia è una cosa bellissima, però se uno ha l'amicizia in rete e su Facebook, e c'abbia l'amicizia su Facebook, cosa devo dire? Devo condannare io queste cose? Ma perché? Allora, la parola nuova che sostituisca la speranza, così dico l'ultima parte, non la so, signora, non gliela so dire, cerchiamo tutti di mettere insieme la nostra intelligenza, come diceva Gramsci, e cerchiamo di inventarcela. Non so cosa sarà la nuova parola d'ordine del prossimo anno, di questo festo, c'è, ma non c'è amici. E perché io dovrei immaginare che di riproporre una speranza religiosa, dov'è la fanciulla? È lei che mi ha fatto questa domanda. Perché dovrei, allora lei dice, viviamo in una società laica,
anche questa parola laica è una parola di cui si usa e si abusa. Mi dicono che Vito Mancuso si definisce un teologo laico, secondo me non sta in cielo in terra questa definizione, perché o sei teologo o sei laico. Però potrebbe stare in piedi invece se io penso al senso originario della parola laos, in greco vuol dire popolo, il laico è il cristiano non ecclesiastico. Quindi non laico è il prete e laico invece è il fedele che va in chiesa. Ma quindi questa contrapposizione dove la speranza laica non mi va tanto bene. Cioè ho una speranza, poi non è nemmeno un'alternativa, secondo me la speranza è quella roba lì. Poi si può immaginare una speranza cristiana che ha delle altre caratteristiche e in questo senso io posso consigliare di andare a leggere il passo di San Paolo nella lettera ai Romani dove appunto ipotizza questa salvezza tramite la speranza. Chi ci vuole credere che ci creda, cioè per carità, ma teniamo separati il Cesare e io teniamo separate le due sfere. Io sono una grande ammiratrice dei paesi veramente laici come la Francia per esempio, in cui nessuno condanna le esternazioni religiose, ma per esempio a scuola non entra, no, si fanno due cose ben separate e andiamo avanti in questo modo, una bella separazione tra Stato e Chiesa in cui entrambi vivano felici e non in maniera conflittuale, ma non si cerchi né dall'una parte né dall'altra di interferire troppo e di modificare. Non so se questa è una risposta un po', ecco, però qui mi fermerei. Allora, direi che il pomeriggio è stato intenso e spero e credo che vi porterete che vi porterete queste riflessioni. Abbiamo dato un contributo, come avete visto poi il paradosso c'era fino a un certo punto perché alla fine siamo rientrati. Credo che se vogliamo chiudere proprio con una formula non possiamo lasciarci andare e sperare senza metterci del nostro. Quindi l'impegno è quello di metterci del nostro, è l'augurio che ci facciamo. Grazie.